di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio parleremo di lavoro, o meglio ancora di imprese. Un appuntamento il cui grazie lo dobbiamo alla CNA di Pesaro Urbino in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e Confidi Unico. Parliamo di impresa. Chi vuole aprire un'attività oggi cosa deve fare? A chi si deve rivolgere? Quali sono gli adempimenti necessari? Una sorta di vademecum per startup e neo imprese, quindi diamo il benvenuto alle nostre ospiti e salutiamo due consulenti fiscali della CNA di Pesaro Urbino. Benvenuta Monia Boncompagni e benvenuta Monica Mazzoli. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora, fare impresa oggi, una realtà devo dire particolare, quella che stiamo vivendo, un periodo sicuramente difficile, un periodo in cui gli imprenditori o i futuri imprenditori hanno bisogno anche di una sorta di incoraggiamento, però dettato da basi solide e concrete. Quali sono allora i primi adempimenti necessari per chi vuole aprire un'attività, per chi vuole fare impresa? Dunque, di solito l'imprenditore viene da noi con un'idea imprenditoriale ben precisa. Quello che dobbiamo fare noi è capire l'obiettivo che vuole raggiungere e di conseguenza capire come questo obiettivo si può abbinare con le norme che ci impongono gli enti, quindi l'INPS, la Camera di Commercio e l'INAIL principalmente. Quindi noi cerchiamo di individuare l'idea imprenditoriale dell'imprenditore e cerchiamo di vedere in primis se l'imprenditore ricopre tutte quelle qualifiche che ci vengono richieste dagli enti. Una volta decisa la strategia, la cosa può richiedere anche più appuntamenti con il cliente, non solo uno. A quel punto le prime cose da fare sono aprire la partita IVA, aprire una PEC e a volte, se l'attività viene svolta sotto forma societaria, dobbiamo anche ricorrere all'assistenza di un notaio perché dobbiamo costituire la società e noi in questo caso assisteremo il cliente con la predisposizione delle regole societarie, quindi di uno statuto. E poi, dopo di questo, praticamente l'impresa è pronta per iniziare la sua attività, le scriveremo all'INPS, all'INAIL e alla Camera di Commercio e quindi può svolgere la sua attività. È importante sapere che l'impresa deve avere un conto corrente intestato, quindi sia che sia impresa individuale che società deve avere un conto corrente a parte e deve avere, oggi la normativa prevede l'obbligo della fatturazione elettronica, quindi deve avere un programma che gli lo agevola nell'invio della fatturazione elettronica. Quindi questi, diciamo, sono i requisiti essenziali per procedere. Abbiamo citato ditta individuale, abbiamo parlato di società. Allora, qual è la strada più conveniente, Monica? Allora, dire qual è la strada più conveniente dipende dai casi, non è semplice. Quando il soggetto, l'imprenditore, diciamo il futuro imprenditore viene da noi per spiegarci il suo progetto imprenditoriale, noi prima di tutto appunto dobbiamo valutare se iniziare la strada come imprenditore individuale o come società. In genere optiamo per la ditta individuale quando l'attività è un'attività piccolina o comunque è un'attività che gira intorno alle caratteristiche dell'imprenditore, si pensa ad un estetista, una parrucchiera, e allora in quel caso consigliamo di partire come ditta individuale. Poi dopo, all'interno della ditta individuale, se l'imprenditore vuole lavorare con i propri familiari, si pensi al coniuge, ai figli, ai nipoti, ai cugini, diciamo il codice civile prevede la possibilità di aprire un'impresa familiare fino a un certo limite di parentela. Possiamo anche consigliare di optare per questa impresa individuale, dove l'imprenditore di fatto è imprenditore individuale, però collabora con i propri familiari. Quando invece il progetto imprenditoriale comincia ad essere più complesso, quindi un'attività in cui ci sono più soggetti che intendono lavorare all'interno della stessa attività e non sono parenti, consigliamo di orientarci verso una società. Le società che noi oggi abbiamo sono le società di persone e le società di capitali. All'interno delle società di persone i soci rispondono in modo illimitato e con tutto il loro patrimonio e quindi è un'attività un pochino più complessa e rischiosa. Invece per le società di capitali e all'interno delle società di capitali i soci rispondono limitatamente, solo limitatamente al capitale che hanno investito e quindi è un'attività che comporta maggiori costi iniziali, però l'imprenditore si trova un pochino, si trova più protetto. E quindi queste sono tutte valutazioni che noi facciamo quando abbiamo il primo colloquio con l'imprenditore.
cerchiamo di aiutarlo a dirigersi verso una via più semplice oppure una via più complessa che è quella societaria. Se l'imprenditore decide di optare per la società, occorre recarsi dal notaio, stipulare un atto notarile e quindi questo comporta anche maggiori esborsi finanziari all'inizio del progetto. Bene, e quali sono invece i regimi fiscali esistenti e quali sono i più convenienti? Anche qui la convenienza dipende, nel senso che i regimi fiscali principali sono tre. Allora, il più complesso è il regime ordinario, è un regime che è obbligatorio per quelle società che hanno, dall'anno nuovo, perché sta cambiando appunto adesso la normativa, 500.000 euro di fatturato per i servizi e 800.000 euro di fatturato per le nuove attività. Quindi questo regime prevede una contabilità ordinaria, quindi una contabilità che prevede la registrazione di costi e ricavi, ma anche di quello che è l'aspetto finanziario dell'attività. Ha molti registri da tenere, una contabilità più complessa. La versione più semplice è la contabilità semplificata, che è semplificata proprio perché ha meno registri da tenere e considera solo la registrazione di costi e ricavi. Poi, infine, il più semplice di tutti è quello forfettario, ormai lo conosciamo tutti, che è quello che, anche qui sta cambiando la normativa, per cui parliamo del futuro, a cui possono accedere le imprese, gli imprenditori, che hanno un fatturato inferiore a 85.000 euro. È un regime semplice perché non ha tenuta di registri, ha solo l'obbligo di conservazione dei documenti e prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 15%, addirittura al 5% per le nuove attività. E quali sono i servizi che mette in atto CNA per chi appunto ha voglia di investire, quindi di aprire un'attività? Allora, la nostra associazione, la CNA, mette a disposizione un servizio a 360 gradi, in quanto nella fase iniziale viene gestita da me e la mia collega in qualità di consulenti, quindi il soggetto che ha un'idea imprenditoriale farà un primo colloquio con me o la mia collega e noi lo indirizzeremo verso, come ho detto prima, una ditta individuale oppure una società e in base anche ai suoi obiettivi. Noi valutiamo se il progetto è fattibile, spesso non è sufficiente un solo colloquio, ma il soggetto si trova a confrontarsi con noi anche due o tre volte, perché appunto non tutte le idee imprenditoriali sono fattibili. E poi una volta che abbiamo deciso di partire, con ditta individuale, con società, attuiamo tutte le fasi necessarie. I nostri colleghi all'interno della CNA sono pronti per lasciare gli adempimenti, i documenti iniziali che servono, ad esempio una PEC, una smart card, poi noi ci occupiamo dell'apertura della partita IVA, dell'iscrizione in Camera di Commercio, iscrizione IMSS, INAIL, tutto quello che serve per avviare un'attività. Poi fondamentale è anche valutare il tipo di attività che il soggetto vuole avviare, perché ci sono alcune attività che hanno determinati requisiti che vanno rispettati. Si pensa ad esempio ad un'attività di estetista, un'attività di parrucchiera che necessitano di un corso oppure di anni di esperienza. Allora noi all'interno della CNA dobbiamo verificare se il soggetto ha tutti i requisiti necessari per poter avviare l'attività. Oppure anche l'attività di bar che necessita di determinati anni di esperienza o di un corso, oppure se il soggetto non ce l'ha troviamo magari soluzioni alternative come ad esempio l'assunzione di un preposto, comunque varie soluzioni che poi studiamo insieme con il soggetto. E poi invece ci sono altre attività come ad esempio le imprese edili oppure le attività più semplici che non necessitano di nessuna licenza o di nessuna esperienza professionale, allora lì andiamo un pochino più lisci e tutto è più veloce. Comunque noi all'interno della CNA offriamo appunto servizi a tutto tondo. Poi durante la vita della società abbiamo servizi di contabilità, quindi tenuta contabilità, consulenza e accompagniamo l'attività alla fine. Ci sono anche praticamente operazioni di chiusura per conseguimento dell'oggetto sociale oppure per litigio fra i soci o per altre cause necessarie, quindi noi offriamo il servizio completo. Bene, è necessario un business plan?
Dunque, sì, il businessman non è un elemento obbligatorio, ma sicuramente un elemento necessario, perché spesso l'imprenditore viene, ma può non avere idea di quello che è necessario, se appunto l'attività, come diceva Monica, è fattibile. Infatti col business plan noi riusciamo a capire innanzitutto se l'attività è redditizia, se garantisce all'imprenditore innanzitutto gli elementi primari per il sostentamento suo e della sua famiglia. E in più dobbiamo anche studiare non solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto, diciamo, finanziario, e quindi vedere se tutti gli investimenti che vengono fatti inizialmente per avviare l'impresa poi vengono nel tempo ricoperti da flussi di cassa necessari appunto a magari coprire un finanziamento che viene preso inizialmente, piuttosto che appunto la vita dell'imprenditore, che ovviamente da questa attività deve trarre profitto per vivere. Quanta voglia c'è di fare impresa nella nostra provincia, e chi sono i futuri imprenditori che si rivolgono a voi come fascia d'età? Sono persone più giovani o persone comunque anche di un'età adulta che hanno necessità di mettersi in discussione, mettersi in gioco? Allora, oggi ci sono molti giovani che vengono da noi a fare un primo colloquio. Soprattutto però vengono a chiederci se ci sono fondi, se la regione oppure lo Stato mette a disposizione fondi per iniziare l'attività, perché i giovani hanno voglia di iniziare, hanno idee soprattutto legate alla tecnologia, però spesso i giovani si trovano senza disponibilità finanziarie, quindi il problema principale è cercare di trovare una soluzione per partire, per creare il progetto, per creare un business plan, andare dalle banche, dagli istituti finanziari oppure dallo Stato, dalla Regione, presentare un progetto e ottenere risorse che purtroppo mancano per partire a questi ragazzi che voglia ce l'hanno, però purtroppo mancano risorse finanziarie. E come detto ad inizio puntata, il progetto Idea Impresa in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, ma anche con Confidi Unico. Diamo allora il benvenuto al direttore Lucia Sgarzini, direttore di Confidi Unico della sede di Pesaro. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Grazie. Allora, Confidi Unico, società di supporto per le imprese, di supporto alle imprese, e sicuramente per queste è davvero una risorsa. In che maniera? Confidi Unico da anni ormai affianca le imprese nell'accesso al credito, principalmente nella gestione nella concessione di garanzia all'azienda nei confronti dell'istituto di credito. Parallelamente tutto quello che è l'ambito consulenziale di rapporto, in particolare con le banche, di gestione del rapporto con le banche, viene affrontato dai nostri consulenti sul territorio, in affiancamento naturalmente all'associazione di categoria e a CNA in particolare. Mi aggancio a quanto già raccontato dalle colleghe in precedenza: il momento principe in cui l'azienda ha bisogno di sostegno, soprattutto per rientrare, trovare finanza per sostenere i progetti che ha in mente, è il momento dell'avvio dell'attività. Poi è vero che Confidi Unico affianca le imprese durante tutta l'esistenza. Abbiamo parlato di business plan, quindi della necessità di mettere nero su bianco quella che è l'idea imprenditoriale, per tradurla in un linguaggio semplice che anche le banche possano capire, perché molto spesso la banca diventa un soggetto ostico a cui far capire l'idea imprenditoriale, il nostro progetto, perché noi imprenditori siamo coscienti conosciamo il mestiere, il settore, siamo state dalle colleghe dell'associazione che ci hanno dato indicazioni anche su quelle che sono poi tutti gli adempimenti di legge da mettere in campo, e per cui abbiamo ben chiaro come imprenditori quelli che sono i progetti, gli investimenti da realizzare e quindi il sborso finanziario che è necessario per avviare la nostra attività. A questo punto il Confidi Unico è in grado di affiancare quel neo imprenditore e presentare appunto in banca un progetto che possa essere finanziabile, per cui anche la banca diventa partner e sostiene l'impresa nell'avvio dell'attività. Il ruolo poi
di un business plan e di una consulenza nell'approcciare appunto il rapporto con la banca diventa fondamentale per tutta la vita dell'impresa, perché pensiamo a quell'azienda che parte magari, come si diceva prima, piccolina come impresa individuale, poi ha delle opportunità di crescita che ancora però numericamente, nero su bianco, dai suoi bilanci, dalla sua contabilità, non la rende in grado di rivolgersi alla banca, di fare quel salto di qualità, perché ho bisogno di un finanziamento un po' più grosso di quello che è un po' più importante di quella che è la capacità mia attuale, ecco che lì torna il ruolo del consulente che è in grado di stilare un business plan e far capire anche a chi non è del mestiere che svolgo io come imprenditore in questo momento, quelle che sono le opportunità di crescita, di sviluppo e quindi di sostenere un finanziamento anche nel tempo. Per sdoganare un po' alcuni preconcetti, ci sono delle opportunità, delle proposte più appetibili per i neoimprenditori, per quelli più giovani, oppure ci sono delle valide occasioni per chiunque voglia fare impresa? Diciamo che il Confidi affianca l'impresa in tutti gli stadi della sua attività. Forse diventa assolutamente necessario nel momento in cui l'attività parte, perché appunto l'imprenditore spesso più che la sua idea e la sua capacità di mettere poi di sviluppare concretamente quell'impresa, perché ha una capacità lavorativa nel suo campo importante, però più di questo l'imprenditore non ha in quel momento da offrire. È chiaro che è sempre consigliabile non partire da zero e non chiedere un finanziamento al 100% o addirittura delle volte al 110% di quello che è il progetto stesso, perché comunque al istituto finanziatore e anche al Confidi Unico, che diventa partner dell'impresa, perché non dimentichiamo che oggi presta garanzie da intorno all'80%, fino a poco tempo fa anche al 90%, per cui si assume una responsabilità importante nei confronti di quell'imprenditore. Quindi piace ai partner dell'imprenditore che lui stesso si metta in gioco. Ecco, soprattutto con una parte di capitale proprio, per quanto minima, e con un'idea chiara e precisa di quello che si intende fare, che è lo sviluppo dell'attività. Quindi diventa fondamentale il ruolo del Confidi al momento dell'avvio dell'attività. Poi, ripeto, è chiaro che il Confidi affianca l'impresa durante tutta la sua vita. Nascono opportunità anche nel tempo. Esistono agevolazioni pubbliche, lo dicevamo anche prima, per l'avvio della nuova attività. Esistono come finestre per cui oggi posso trovare un'opportunità, un vantaggio, un contributo, il prossimo mese magari non ce l'ho. Esistono opportunità che invece si sviluppano nell'arco di una vita, ne abbiamo avute legate al Covid, quindi all'opportunità di mantenere in piedi quelle aziende che erano in difficoltà a causa Covid. Agevolazioni legate ad eventi particolari, pensiamo nella nostra provincia l'alluvione di settembre della zona di Cantiano e limitrofe. Il Confidi Unico è quel soggetto che la Regione Marche ha individuato per la gestione anche di contributi diretti da parte della Regione, che si sviluppano appunto nell'arco dell'impresa, non necessariamente all'avvio dell'attività. Esistono sempre agevolazioni sia sui tassi di interesse ma anche in termini di contributo nel momento in cui l'impresa fa un investimento, per cui diciamo che il consiglio che io do all'imprenditore è quello di rivolgersi, fare una telefonata al consulente del Confidi Unico nel momento in cui ha un'idea in testa, che sia partire, che sia acquisire un macchinario, fare un investimento o comunque risolvere una situazione di rapporto con le banche. I nostri consulenti sono dislocati in tutta la provincia di Pesaro, per quanto riguarda l'area di mia competenza, perché poi Unico è un Confidi che si estende su tutto il territorio del centro Italia, e quindi abbiamo sedi quasi, non dico in ogni comune, ma voglio dire, i nostri consulenti sono dislocati su tutta la provincia di Pesaro e sono sempre a disposizione per una telefonata, per una chiacchierata, per capire se c'è un'opportunità appunto da cogliere, perché poi quelle sono giustamente opportunità, quindi nascono oggi e magari domani non ci sono più.
Perfetto, allora grazie a Confidi Unico, grazie alla Camera di Commercio delle Marche e alla CNA Pesaro Urbino, grazie alle nostre ospiti, parleremo di un altro progetto nella prossima puntata. Ringrazio Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione. Arrivederci.